aggredita verbalmente e fisicamente davanti al figlio di 7 anni e altre persone, mentre si trovava all'uscita della scuola Antonio Amore di Pozzallo. E quanto di increscioso è accaduto ai danni dell'assessore Stella Morana, colpita con un pugno al volto da una donna per non averla aiutata lavorativamente, ovvero raccomandandola per qualche posto di lavoro. A nulla sono valse le parole dell'assessore, che ha sempre palesato la volontà di agire al di sopra della legge. Il responsabile del gesto è stato prontamente denunciato all'autorità giudiziaria, ma quello che più rattrista l'assessore vittima di aggressione è che tutto questo è accaduto davanti al proprio figlio di 7 anni. Oltre all'aggressione, poi, anche qualche domanda che non può e non deve più essere trascurata e d'obbligo porsela, ovvero: perché tutta questa violenza e rabbia contro chi governa la città? Perché c'è chi addirittura sui social si schiera dalla parte dell'aggressore? Io credo che quello che è successo dovrebbe far riflettere tutti noi, cittadini, istituzioni, perché penso che sia l'esito di un malessere generale, di una rabbia che viene covata dentro per tanto tempo e che poi si esprime in questi episodi di aggressività, che bisogna condannare, perché bisogna sempre trovare un modo per dialogare, per trovare una soluzione. Tra l'altro io sono sempre molto aperta al dialogo, al confronto. Io sono molto preoccupata per la società in cui viviamo e per il futuro, perché noto che c'è sempre una maggiore incapacità nel gestire le emozioni, siamo sempre più analfabeti dal punto di vista emotivo, e questa è la mia più grande preoccupazione, perché un episodio una volta ogni tanto è condannabile, perché è condannabile, ma se questo analfabetismo emotivo va ad aumentare, è lì che si crea poi il problema fondamentale. Una piaga anche nel sociale, nei social si dice un po' di tutto. Dobbiamo anche sottolineare che non ci sono stati mai incontri, non ci sono mai state promesse infrante. No, ma assolutamente no, io questo ci tengo a ribadirlo, perché io non ho mai fatto promesse né prima né durante né dopo. Questa è una persona che mi ha contattata a novembre dell'anno scorso, e che io, per rispettare quelli che sono i miei principi, non voglio, e me lo impone anche la legge, di non raccomandare nessuno, perché le persone devono seguire l'iter di quello che è un concorso, di quello che è un colloquio, e farsi notare per le proprie capacità e competenze, non per arrivare prima, ma assolutamente no. Il comune non può essere visto come un sostituto del centro per l'impiego, e noi non diamo lavoro ai cittadini. E in sintesi quanto invece afferma il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, rattristato e preoccupato per quanto accaduto: poche persone che danneggiano una collettività e mettono a rischio anche la sicurezza all'uscita della scuola. È il frutto di una campagna di odio che è stata scatenata da qualche mese a questa parte, che sta determinando un clima che è pesante. A dire la verità, sono pochi soggetti, si parla di 7-8 persone che giornalmente e quotidianamente invitano un po' tutti alla rivolta, chissà che cosa, come se fossimo ancora in un periodo elettorale. La politica è soluzione ai problemi, noi cerchiamo di dare soluzione ai problemi, perché se poi entriamo nella fattispecie, che cos'era? Era la richiesta di un posto di lavoro, e noi non possiamo dare posti di lavoro. Io qualche mese fa ho emesso un comunicato stampa dove invitavo le ditte, che so, la ditta dello smaltimento dei rifiuti, la ditta delle manutenzioni, e queste imprese che hanno degli appalti con il comune, a stare attenti quando fanno delle assunzioni. Noi non entriamo nel merito di queste assunzioni, e ho invitato queste imprese a seguire dei metodi i più corretti possibili. È difficile, è complicato, ma noi dobbiamo dare non solo la sensazione, ma la certezza ai disoccupati, a chi ha bisogno, che veramente quando si fanno queste assunzioni a tempo determinato si fanno in maniera corretta, tenendo in conto non solo la professionalità, ma anche il bisogno di queste persone. Più di un comunicato stampa io ho fatto, però ecco, i fomentatori dell'odio vogliono accreditare la tesi che il sindaco può tutto, il sindaco può raccomandare, l'assessore può spingere queste imprese a fare determinate assunzioni a fine clientelare. Così non può essere, e noi, dico, non siamo su questa strada, né il sindaco né l'amministrazione comunale.